Ragazzi, Daily Vlog di oggi siamo a Milano Food and Wellness. Guardate, mi sono trovato, ragazzi, con Marco Bianchi, che è là, che sta facendo le foto, giustamente. Ci guarda male sopra, ci ha fatto fare una figura da idioti. Nel senso che ci ha pinciati al microfono, al megafono. Nessuno sapeva che cazzo fossi. Comunque, cosa dire? Oggi ci seguirete nella corsa. Voglio fare un annuncio. Vai. Mi raccomando, a fine video lasciate un bel like, un saluto in quadra. Non ci si caga nessuno, è una figata. Cioè, nonostante figata. Il megafono, nonostante. Campione d'Europa! Foto di gruppo è un'emozione unica, ragazzi. E poi si parte. Io quando facevo le foto di gruppo con la scuola mi ho sempre, sempre male. Beh, tutti penso. Quindi cioè, come le foto qua. Di essere, le foto di gruppo, diciamo che sono una certezza nel mondo. E poi si corre, ragazzi. Sono partiti! Siamo partiti, ragazzi! Buongiorno, ragazzi! Grande Morandi! Grande Morandi! Gianni Morandi! Gianni Morandi mi ha risposto, ragazzi! Ormai è un fotomontaggio palese! Però ho risposto un commento! Ma dove l'hai incontrato? La tua vita è cambiata da quando ti ha risposto! Sì, sì! Immagino! È diventato molto più gentile! Abbraccio tutti adesso! Sì, bella cosa, ragazzi! Guarda, guarda quanta gente c'è, ragazzi! Che ci sta seguendo! Ciao! Ci stanno inseguendo perché abbiamo rubato i portafogli! Stiamo andando a... Oggi faremo 5 km, giusto? Per raggiungere i 5 km, però... Ragazzi, pausa mela? Vieni con noi! Allora, attore, faccio così. Mancano 3 km, tra un po' a Milano. Ma noi 42! Ma io ho finito, ho fatto 17. Però non è una gara, signora, cioè, nel senso... No, però va bene, ma c'è una colazione gratis. Noi stiamo andando a Torino, signora, a vedere la Mole. Stiamo andando a festeggiare la Juve che ha vinto la... Siamo di Marco Bianchi. Esatto, sbagliato. Il gruppo si è spezzato, come il mio fiato, che non corro se non quando devo scappare dalla polizia, quindi... C'era comunque raramente. Schifo, cazzo. Anche al giorno. I bambini ci salutano. Voglio dire che i cardiopatici, quelli con l'asma, ci hanno già lasciato. Sono... E questa, quindi questa corsa qui non è più Food and Wellness, ma è una corsa alla memoria di questi caduti. Quindi un abbraccio a loro e alle loro famiglie. Marco Bianco è disperso. Vado a cercarlo, c'è cioè, una scusa per rallentare. Andiamo a cercare Marco Bianchi. Sono contromano, ragazzi. È un'emozione unica. Io corro il doppio. Ma dov'è Marco, ragazzi? In fondo, in fondo. Ma come in fondo? Ah, eccoti! Marco! Ti avevo... Ma arrivavo, andiamo, ragazzi! No, andiamo. Ma io sono venuto a cercarti perché ero stanco, volevo defaticarmi. Ah! Cioè, adesso mi fai lo sprint. Io ho cercato di salutare un po' tutti e poi adesso ritornavamo in pista. Allora adesso torniamo in pista, dai. Sì. Così arrivo con un polmone in spalla io. Scusa, ma anche tu corri sempre, vedo che... Ma io non corro mai in realtà. Hai solo Ale che corre. Sì, Ale corre. Ragazzi, ho barato. Sto tagliando nel parco, ragazzi. Camminando. Però se mi vedono, figura di merda. Ma io non corro, ragazzi, mai. Ah! Cioè, più che altro siamo partiti in canna, perché Ale corre tutti i giorni praticamente, quindi all'inizio a seguire il suo ritmo ho spaccato tutto il mio fiato, poi ho avuto la brillante idea di tornare indietro verso Marco Bianchi, messi a mossa perché poi sono arrivato alla fine del gruppo e quindi riraggiungere l'inizio era impossibile, quindi ora ci arrivo a piedi camminando in questa bellissima giornata a Parco Sempione, due ragazze nude che prendono il sole, in cui di solito facciamo le riprese. Ragazzi, se morirò qui, mi troveranno nel prato morto con la GoPro, potrete vedere questo video. Sappiate che a tutti gli iscritti vi ho voluto bene. Guardate la natura, stupenda, guarda come corre, figata. Into the wild. Ecco, li ho presi ragazzi. Li ho presi. No, Ale, tienilo un po' te che sto morendo per raggiungermi. Stavo morendo, figo. Ragazzi, cioè, staffetta! Questo qua non correva dall'ultimo... Siamo andati male, raga. Questo qua... Non correva dall'ultima ora di educazione fisica di quinta superiore, quindi si parla di 5 anni fa, ragazzi. E poi guarda, taglia, non riesce a correre. Vabbè, vabbè. Abbiamo staccato il gruppo, guardate. Faremo una quindicina. Gli altri, poverini, pace l'anima loro. E rimarrà soltanto uno, tipo i Lander. Spero di essere io. Vedremo. Ragazzi, manca pochissimo. Saranno, quanto mancherà? Mezzo chilometro. All'arrivo siamo rimasti in tre, i tre moschettieri. Come vi chiamate? Lorenzo, Madonna. Che sono i miei migliori amici, anche se non so il loro nome. Ma noi lottiamo per la finale di Champions, come la Juve. Speriamo di non fare la stessa fine della Juve, voglio dire. Speriamo. Arrivati. Oh, oh. Vale.
e vinse. Perino. Oh, è arrivato Marco. Eccoci. Come va? Bene, bene, bene. Dove è Ale? Dove è andato? Ale, mo, ci ha lasciato, Ale. Ci ha lasciato, povero uomo. Non ce l'ha fatta, vabbè. Ragazzi, sono arrivato anch'io, ci hanno regalato un bellissimo asciugamano rosso de Ciò. Vediamo ora Ale. Tutti sanno che ho barato ormai, quindi io sono sputtanato in questo luogo, diciamo, in un certo senso. La corsa è finita, stiamo bevendo, ma adesso viene la parte più bella di quando si corre, cioè oltre a fermarsi comunque, il mangiare. Ragazzi, volevo chiedere a Marco cosa c'era per colazione. Infatti adesso andremo... Io mi aspetto come minimo un po' di tofu, perché la proteina dopo la corsa sì, sicuramente... è essenziale. Andiamo, dopo la corsa si mangia, infatti Marco Bianchi sta mettiamo una trentina. Fate preciso? Una cheesecake. Con le mele. Tra l'altro la torta con le mele è la mia preferita. La cheesecake mi piace. Io voglio portare, diciamo, proprio se si riesce a avvicinarsi il più possibile. Non faccio altro che tagliare la mela in tanti piccoli cubetti, quindi molto molto piccolina. Venite sul palco, ragazzi. Ma potete salire, potete fare quel che volete. Volevamo vedere da vicino il documentario per il nostro canale quello che stai facendo. Perfetto. Ma poi... Devo stringerti la mano? Certo, molto volentieri. No, l'avevo... Già, molto volentieri, certo. No, è una carantata. Meno male che io, siamo tutti sudati. Ci vediamo. Guarda che fare il film. Dai, buona la cucina. Sì, sì, dai, più lui che... Marco, grazie, grazie allora, grazie per essere stati qui con noi alla Milano City Wellness, hashtag Milano, F15. Ragazzi, a questo punto voi dovreste aver visto un pezzo di video, giustamente che siamo per starlo, un pezzo di video in cui Max Pezzali afferma di essere iscritto, cioè di seguirci. Sì, esatto, se non l'avete visto perché non siamo riusciti a recuperarlo, ve lo stiamo raccontando adesso, nel senso che... Perché Marco Bianchi gli ha chiesto se lui segue il mondo di YouTube e lui fa sì, sì. E Marco Bianchi gli fa, ma gli segui il show? E lui ha tutta la testa e fa, sì, perché sono qua. E noi eravamo lì e abbiamo fatto il selfie che poi vi mettiamo nel video. È stato veramente un bel momento, anche perché comunque Max Pezzali, quando noi eravamo piccoli, lui già aveva un successo incredibile con le sue canzoni, sì, abbiamo sempre ascoltato. Ma guarda, io ti dico l'età, tu lo sapevi che era uno dei miei cantanti, lui? Sì, lo sapevo. Quindi è stato già ero contento quando sono andato al suo concerto quest'estate a Torino. Quindi immagini adesso abbracciarlo, toccarlo. Io, vabbè, adesso non dire così toccarlo. No, io non ho cantanti preferiti, però c'è da dire che ci sono pochi cantanti di cui so canzone a memoria. Max Pezzali è con Hanno Ucciso l'Uomo Ragno, la seguo tutto. Tiziano Ferro, alcune DJ Hacks. E diciamo che quando io so una canzone a memoria, l'artista deve sentirsi veramente onorato e onorato. Okay. Perché io non so mai canzone a memoria. Ricorderò comunque che se non vorrai. Esatto. Io direi che comunque tutto l'ambaradam di oggi è stato veramente, veramente bello. Perché ho visto un sacco di gente che ha fatto un sacco di attività fisica e poi diciamo che pendeva dalle labbra di Marco durante appunto le ricette che faceva, che poi ci ha fatto salire sul palco anche noi, magari se riusciamo a recuperare anche quella roba. Ci ha insegnato delle ricette ottime, sane. Dopo corsa noi abbiamo mangiato come degli scafandri mentre lui cucinava, gli rubavamo gli ingredienti, ma secondo me la nota più bella della giornata è un'altra. Ragazzi, abbiamo incontrato Alessia da Cassina dei Pecchi. Cioè, è stato veramente... Il bello è che prima che lei riconoscesse noi abbiamo riconosciuto lei. Esatto, perché esatto. Cioè, ricordiamo che lei finanzia ormai da mesi il nostro format The Show Ti Scrivo, inviandoci un sacco di pacchi. Era lì con la mamma e il papà e incredibilmente la mamma era felicissima. Sì, nel senso, io pensavo che ci odiasse perché ci faceva mandare tutti i pacchi. Io mi immagino la mamma, cioè se ti immagini a vivere in una situazione dove una ragazzina, chiaramente la numero uno, salutiamola, gli stesserà la vita la mamma. Ah, ma guarda questo video di The Show, mamma! Magari gli piace, ne sbatte la mamma. No, sicuramente gli sono piaciuti i video. Quindi salutiamo tutta la famiglia di Alessia da Cassina dei Pecchi e li ringraziamo. La famiglia di Cassina dei Pecchi, per non dare cognomi. È stato veramente un piacere. Ragazzi, stiamo tornando a casa perché anche questa giornata insieme è finita. Che sole c'è qualcosa? Non riesco a tenere gli occhi aperti. Noi siamo in questa situazione perché spezzati come mucche. Siamo Max spezzati, ragazzi. Incredibile. Comunque ragazzi, volevamo innanzitutto chiedervi una cosa, ovvero commentate su come voi fate sport e diciamo se seguite una dieta, una sorta di
il regime alimentare, se vi piace mangiare sano in sostanza. Esatto, ma io volevo anche sapere cosa ne pensate comunque dei daily vlog, se volete che continuiamo a farli, perché a noi fa piacere, ci piace, visto quando abbiamo queste occasioni di partecipare, non so, a eventi come questi, appunto, in cui si può correre, in cui si incontrano, non so, incontrato Max Pezzali, cioè è bello farvelo vedere, secondo me, anche un po' per coinvolgervi, quindi fateci sapere se vi piace, e se vi piace, ragazzi, non potete fare altro che lasciare 15.000 like a testa come minimo. Arriviamo a 15.000 like, così capiamo che i daily vlog vi piacciono e noi possiamo farne altri, ragazzi, ma li faremo anche se non arriveremo a 15.000 like. Però, questa dittatura, Ale. Però voi comunque lasciateceli, perché ci dimostrate di volerci bene, esatto, come ce l'ha dimostrato Alessia da Cassina dei Pecchi, che l'abbiamo incontrata, siamo ancora un po' scossi perché è stato veramente bellissimo. Ribadisco, la prima caso in cui noi siamo andati a chiedere una foto a lei, ma è stato potente e quindi la salutiamo. E non so, vuoi aggiungere qualcosa? Io sono stanco. No, io sono stanco, esatto, più che altro mi dà fastidio il sole perché rimbalza sulle auto, quindi non vedo l'ora di arrivare a casa e chiudere gli occhi. E fare una doccia anche, fare una, ragazzi, doccia, sì, su questa immagine di noi che puzziamo, vi salutiamo e vi esortiamo a guardare il video che uscirà mercoledì. Un bacione. Buongiorno. Santo cielo. Ho letto che avete delle posizioni aperte. Io ho portato il mio curriculum vitae. Io faccio il manichino, sono un manichino professionista. Se